Signore e signori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bolaffi, una nuova puntata dedicata alla filatelia, un'ora intensa di grandi proposte per eh, tutti i collezionisti, gli appassionati, coloro che amano la cultura, la storia soprattutto e soprattutto chiaramente con un nome alle spalle, quello di Bolaffi che dal 1890 segue con grande passione il mercato del collezionismo ad alti livelli. Lo iniziò appunto nel 1890 con la filatelia, e, che è argomento centrale della nostra telepromozione, e poi ovviamente si è anche avvicinato alla numismatica, a tutte quelle che sono appunto le branche più importanti del collezionismo, proprio per offrire innanzitutto un divertimento, per soddisfare una passione, ma anche per tutti coloro che in questa grande passione cercano anche un'alternativa per destinare una parte dei propri risparmi, perché lo sappiamo, esiste una, una filatelia capace di essere un ottimo bene rifugio, quindi il divertimento insieme alla possibilità di differenziare magari i propri investimenti e vedere magari di generazione in generazione il proprio patrimonio crescere. Eh, tutto questo ovviamente lo si può trovare nero su bianco su tutti i nostri cataloghi, durante la puntata lo vedremo insieme, ma eh, permettetemi per coloro che eh, non hanno mai magari eh, visto una delle nostre promozioni di fare alcune specifiche importanti. Durante le nostre puntate presentiamo quelle che noi riteniamo possono essere le migliori offerte del momento, eh, voi da casa potete ammirare e seguire appunto le nostre proposte e nel caso suscitassero il vostro interesse, Dovete fare che cosa? Semplicemente comporre il numero che vedete in sovraimpressione e manifestare il vostro interesse. Chiaramente non, non, la telefonata non rappresenta un acquisto, questo lo dico, nel nome della massima serietà che Bolaffi porta sempre in campo con i propri clienti, vogliamo poi trovare un momento di incontro che può eh, realizzarsi presso le nostre filiali per coloro che sono comodi, che sono situate a Torino, Milano, Verona e Roma, ma per tutti coloro invece che abitano in in altre località abbiamo una rete di consulenti preparatissimi e fidatissimi che potranno raggiungervi a casa presso i vostri studi, lavoro eccetera eccetera mostrarvi il prodotto raccontarvi tutto ciò che magari io in questa eh, puntata di un'ora non riesco a fare e dopo successivamente insieme a loro valutare l'acquisto e concretizzarlo che ovviamente è l'obiettivo che noi auspichiamo questo per dirvi che cosa? Per dirvi che ovviamente voi seguitemi se avrete piacere con attenzione e colgo l'occasione soprattutto per ringraziare invece tutti coloro che hanno già eseguito degli acquisti, che ci seguono come insomma, fedeli compagni di queste nostre carrellate. Eh, voglio ringraziarvi pubblicamente, eh, mi fa piacere, siete la forza che ci stimola settimanalmente a cercare le migliori offerte, quindi veramente un sentito grazie. Chiaramente, adesso però voglio dare lo spazio a eh, quelli che sono gli oggetti che, eh, insomma, che sono, rappresentano il centro della nostra puntata, che sono appunto i francobolli. E vi dico che la scaletta veramente presenta delle occasioni imperdibili e eh, con una grande, grande proposta. Infatti, partirei, e qui chiedo chiaramente al nostro cameraman, che ringrazio, eh, di iniziare a, a mostrare. Eh, questa incredibile proposta, perché eh, la prima proposta di questa puntata è veramente eccezionale. Eccezionale perché? Perché parliamo di una delle serie commemorative del periodo cosiddetto del Regno Moderno, quindi quella porzione di collezione del Regno che va dal 1910 al 1945, laddove ci sono appunto tre grandi serie di posta ordinaria che tanti collezionisti cercano e che solitamente non trovano mai. Una di queste è proprio la serie che vedete qua completa del Manzoni del 1923. E adesso guardandola e analizzandola pian piano andremo a scoprire il perché. Questa serie si compone di sei valori. E ehm, in particolare chiaramente va a commemorare il cinquantenario della morte di Manzoni. I soggetti che andiamo a, eh, eh, così, a vedere insieme, che vengono rappresentati sulle vignette di questi francobolli, sono dedicati chiaramente all'autore, ma sono soprattutto dedicati al Promessi Sposi, questo evento, che, questo, questa opera letteraria, che divenne veramente uno di quei libri eh, centrali anche per la formazione dei giovani dell'epoca. E, e ancora tuttora molto seguito e sentito eh, in termini letterari. Una serie bellissima, molto ricercata dal punto di vista estetico, lo vediamo che fa riferimento chiaramente al Pescarenico, al Resegone, al lago di Com, il famoso no? il Lago di Comere quel ramo, no? Sul lago di Como, la casa che è situata nel centro di Milano. Che tra l'altro vi dico curiosamente si trova alle spalle della sede della Bolaffi a Milano stesso. Quindi, mh, insomma, se avrete piacere. Di, di, per gli amici di Milano che verranno a trovarci, potrete, facendo una trentina di metri, andare a vedere di persona la, la, la casa dove appunto eh, eh, dimorava eh, l'autore eh, famoso, appunto Manzoni stesso. Questa serie perché è diventata una serie importante? Adesso andiamo a parlare appunto di dati tecnici. Nel 1923 appunto si decise di eh, promuovere la, la realizzazione di questa serie per commemorare appunto Manzoni. Vennero studiati questi sei valori ma in particolare, adesso la regia ci andrà sopra, il 5 lire rappresenta una rarità assoluta. Una rarità assoluta perché? Perché voi dovete considerare che in 1923 5 lire era una cifra folle, una cifra con cui si poteva magari spedire una lettera dall'altra parte del mondo. Quindi quando fu realizzata la serie, sapendo che chiaramente di richiesta ce ne sarebbe stata molto poca per questo 5 lire, pensate la tiratura decisa fu di soli 35.000 esemplari. Bene, 35.000 esemplari sono una rarità assoluta. Poi consideriamo che... Una parte di questi esemplari sono stati utilizzati, una parte ovviamente passati 90 anni sono andati distrutti e la disponibilità sul mercato di un 5 lire Manzoni nuovo è sicuramente un, eh, uno di quegli oggetti della collezione del Regno difficilissimi da reperire. E oggi in questa puntata, per questa sola serie, abbiamo la possibilità di farvi opzionare quella che noi chiamiamo la grande rarità filatelica. Perché questa è una serie che di catalogo, voi dovete sapere, arriva a studiare i 10.000 euro. Quindi indubbiamente una serie di grandissimo, anzi scusatemi, 11.500 euro per l'esattezza, ecco. Quindi una serie di grandissimo prestigio. Pensate che oggi avete la possibilità di comprarla, o, o meglio di opzionarla e poi di valutarne l'acquisto per soli 1970 euro. Qualità 40%, quella che noi definiamo una qualità media per il periodo, quindi una serie che offre, come vedete, una centratura tipologica: nel senso che in quel periodo, lì nel 1923, i francobolli venivano stampati e avevano una centratura piuttosto labile proprio per questioni legate al la stampa stessa, alle difficoltà che le macchine dell'epoca avevano nel traforare i francobolli e quindi garantire una bella centratura. Come freschezza del, del colore non ci sono dubbi, è bellissima, le vedete, le immagini sono rimaste belle, fresche e nitide e quindi l'occasione per cogliere quell'ottimo rapporto prezzo-qualità è assolutamente imperdibile. Quindi eh, ve lo dico, un esemplare solo disponibile, quindi il primo, il più veloce che effettuerà quella chiamata che vi invitiamo a fare al numero che vedete in, sov in sovraimpressione, sicuramente potrà comprare la grande filatelia a un prezzo ragionevole, molto ragionevole rispetto a quella che è la rarità effettiva di questa serie. Una serie che, ahimè, data la sua importanza, è stata oggetto di grande fenomeno di falsificazione e questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che eh, sia necessario ancora più di tante altre serie la presenza di un certificato di qualità che Bolaffi fa, lo fa e adesso grazie, grazie mille per l'inquadratura, inquadra, abbiamo chiaramente un certificato dedicato proprio alla serie che vi sto proponendo. Una serie che vede in tutti i suoi dati tecnici ovviamente scritti leggeramente sul certificato stesso, nella parte bassa abbiamo la rappresentazione attraverso una foto. Dell'esemplare che state valutando e perché solo il 5 lire? Perché il 5 lire fa l'intero valore della serie, ecco che gli altri valori non vengono certificati perché sono al di sotto della soglia minima. Ma è questo il valore che è stato appunto oggetto di grande falsificazione. Tanti sono gli esemplari rigommati, tanti sono gli esemplari ridentellati. E quindi oggi avere la possibilità e la certezza di avere un francobollo autentico è un qualcosa di molto importante per il valore della vostra collezione. Ed ecco che. Abbiamo l'indicazione della qualità, lo vedete 40%, questo è molto importante per il semplice fatto che se, eh, insomma, ogni francobollo viene valutato in funzione di un valore di catalogo e poi ha, in funzione della qualità viene decretato un prezzo di vendita. E questo è molto importante perché? Perché, in base alla qualità, pagate il francobollo. E questo è un fattore di grande serietà che solo Bolaffi vi garantisce. Perché solo Bolaffi fa un certificato di questo genere, con tutti i dati tecnici della, del francobollo, della serie che sia, ma soprattutto numerandolo e dedicandolo solo ed esclusivamente a quell'esemplare lì. Questo è il pedigree che accompagna la serie di francobolli per sempre, un domani magari i vostri figli, i vostri nipoti vorranno vendere la serie e sarà fondamentale, sarà richiesta la presenza di un certificato. Questo è quello che noi appunto definiamo quel fattore fondamentale per poter comprare la grande filatelia. E continuiamo a gustarcelo, questa bellissima immagine, vedete il resegone, insomma questa vista che viene tanto citata proprio nel romanzo dei promessi sposi. Eh, eh, qui la Dio Monti, insomma, la, la frase tipica di Lucia. Insomma, eh, come vedete, l'aspetto la, storico e culturale in questa serie è centrale e ha guidato il realizzatore di questi bozzetti. Proprio nel, nel cercare in, in sei francoboli di rappresentare la storia di questo grande autore, di questo grande letterato italiano. Eh, bene, eh, ripeto, mh, vi, anche se Talvolta forse insisto un po', ma la, la possibilità di comprare una rarità, fior di stampa, non ci sono tracce di linguella per questa serie, 40% a 1970 euro rappresenta una occasione imperdibile proprio per coloro che vogliono comprare una grande serie di francobolli, una grande rarità, oppure per coloro che per esempio, visionando la propria collezione, si sono accorti che, come spessissimo accade, la casella dedicata alla Manzoni è purtroppo vuota, perché effettivamente era una serie che già nei decenni successivi alla sua emissione era difficilissima da reperire, ma la tiratura di 35.000 esemplari parla abbastanza chiaro. Bene. Quindi adesso dobbiamo proseguire perché eh, non è l'unica grande opportunità di questa puntata, ce ne sono altre molto interessanti e rimanendo sempre mh, diciamo nel periodo degli anni 20 e 30 del Regno, eh, periodo in cui abbiamo delle serie ver veramente molto belle, le serie commemorative lunghe, eh, vado a proporvi una serie che tanti di voi da casa ci hanno chiesto. E per fortuna siamo riusciti a reperirla. Facciamo un salto di qualche anno in avanti perché arriviamo nel 1934, e eh, come sempre, dato che a Bolaffi piace fare le cose per bene, parto da quello che è l'album che vi regaliamo insieme e che vi dà la possibilità di collocare correttamente: eccolo qua, la serie di francobolli che andiamo a citare. Un album dedicato alle commemorative, dove potrete inserire anche le sorelle, se così le posso chiamare della serie medaglie che adesso andremo a eh, come dire, eh, come dire, analizzare insieme, ma un album interessante perché? perché ci sono tutti gli antefatti storici e tutti gli elementi significativi che all'epoca eh, in qualche modo eh, spinsero le autorità postali dell'epoca alla creazione e alla vendita di questa splendida serie. L'album ovviamente è dedicato peri al periodo degli anni 30, dal 30 al 39, dove si concentrano tutte le commemorative. Vedete che ci sono alcune taschine vuote, adesso vado a pescare, ed eccola qua, la serie Medaglie. Una serie molto richiesta, perché pensate, è una serie dedicata alle forze armate. Come vedete nella titolazione, un catalogo dentellato delle forze armate. Perché? Perché l'istituto del nastro azzurro diciamo che si occupava di combattenti decorati al valore militare che fu costituito, pensate, nel, 1923, nel febbraio del 23 a cui faceva riferimento il nastro azzurro turchino e celeste no? di 32 mm in cui andava appesa la speciale medaglia proprio istituita, dalla, da, pensate, da Carlo Alberto, re di Sardegna a cui venivano ovviamente a, come dire, agganciate le medaglie al valore militare. E la bellezza di questa serie che si dedica a tutte le forze armate italiane, lo vedete qua, il valore dedicato per esempio ai carabinieri, con queste bellissime indicazioni, queste frasi d'effetto, lo vediamo, no? che vanno in qualche modo a celebrare le forze armate. Chiaramente siamo in periodo fascista e quindi importantissimo l'elemento militare, ma eh, guardatelo qua, ecco, questo è, è l'indomito valore. Come poter rappresentare l'indomito valore? Un gendarme ferito che con una, guardate, con una stampella lotta ancora. E qui la bellezza di questa serie, la forza di questi francobolli, anche in termini di comunicazione del valore delle forze armate, che arrivava in casa della gente attraverso i francobolli. Il regime fascista fece molto leva sulla filateria per comunicare, per divulgare, per fare propaganda dei propri valori, del proprio credo, e infatti. Abbiamo questa serie che è uno degli emblemi proprio. La serie medaglie si compone appunto di 11 valori di posto ordinare che stiamo vedendo con grande attenzione. Il risultato della serie è decisamente militarista, come vi ho detto, ma allo stesso tempo un vero e proprio catalogo delle forze armate. Vengono illustrate le varie armi, le diverse specialità. Tutte corredate da un motto, come vi dicevo, guardatelo qua, collaborazione eroica per quanto riguarda la serie dedicata al genio militare. Qui dopo abbiamo invece la Cavalleria, l'urto che travolge il motto che viene indicato su questo splendido francobollo. E quindi la serie è veramente molto bella. E pensate che la proponiamo a 410 euro con in regalo l'album con tutte le notizie storiche per scoprire la bellezza di questi francobolli. La serie però era una commemorativa lunga, come vi diceva, e si compone anche di nove valori dedicati ai servizi, sia della posta aerea che anche del cosiddetto servizio espresso. Vedete? la bellezza, no? guardate qua, questo è il, il pionieri dell'aria dedicata ai dirigibilisti. Bene, all'epoca, proprio negli anni 30, fu sviluppato un sistema di eh, come dire, trasporto delle persone, aveva una finalità militare, quello dei dirigibili. In testa, lo ricordiamo tutti, il famosissimo Graf Zeppelin, no? la produzione tedesca, che poi in quello spaventoso incidente... Eh, purtroppo eh, appunto, perirono molte persone e di conseguenza non fu utilizzato più né per il trasporto delle comunicazioni né per, eh, per un utilizzo di tipo civile né un, un campo militare. Ma proseguiamo, abbiamo visto la serie de dedicata alla mass, no? ancora così, col grande riferimento ad Annunzio e poi abbiamo la serie invece dedicata alle colonie e qui guardiamo, ve lo sto indicando, il sovrapprezzo fracciale. Il sovrapprezzo serviva per alimentare l'ente predisposto, appunto l'abbiamo detto, l'Istituto del Nastro Azzurro, proprio per tutte quelle che sarebbero state le commemorazioni, le eventi, le parate. E quindi attraverso i francobolli si andava a recuperare del denaro per poterle organizzare. Qui eh, chiaramente la romanità è sempre molto centrale per quanto riguarda il pensiero fascista, abbiamo no, il solco della gloria, cioè la la strada che porta all'arco di Costantino, quindi insomma la via dei, dei, dei vincitori cosiddetta. Chiaramente eh, cosa abbiamo, questo, questa è una proposta, è una proposta che eh, io mi sento di caldeggiare, la qualità è eccezionale, 60%, quindi molto bella, fior di stampa, quindi indubbiamente una eh, come dire, qualità elevata che va a dare, impreziosire ulteriormente, a dare ulteriore valore alla proposta che vi sto raccontando, chiaramente anche qua certificata, adesso non ve lo faccio rivedere il certificato, ma anche in questo caso, quindi abbiamo la garanzia massima Bolaffi, quindi 410 euro, eh, cos'altro c'è da aggiungere? 410 euro avrete l'album, la serie completa delle medaglie al valore del 1934 e il relativo certificato di garanzia della serie stessa, quindi come vedete, la proposta è eccezionale, è, è imperdibile. In più, vi suggerisco. La proposta perché? Perché potrebbe essere un bel regalo per i vostri eh, figli, nipoti, perché potranno ristudiare la storia attraverso tutte quelle che sono le indicazioni storiche presenti su questo album. Non è soltanto un album filatelico, ma è un pezzo della storia del nostro paese raccontato da Francobolli prestigiosi, che tra l'altro sono Francobolli anche molto ricercati. Quindi mi raccomando, eh, insomma, fatevi carpire dalle proposte Bolafi, fatevi ascoltate i consigli che vi dà Massimiliano Manfrenato perché fa piacere quando si parla di grande filateria quando si parla di un percorso che potete fare per riscoprire la storia del nostro paese negli anni 30 ma io ovviamente devo proseguire perché giustamente dalla regia mi fanno anche dei ceni dicendo ma guarda il tempo scorre mi raccomando Insomma, procediamo, noi procediamo e cosa abbiamo? abbiamo da cambiare innanzitutto no, la eh, nostra scenografia e lo faccio in diretta perché così mi fa piacere e diamo spazio invece a francobolli un po' più antichi. Un po' più antichi perché facciamo un salto e pensate arriviamo al 1862 e abbiamo la possibilità di visionare, e adesso tra poco la vedremo, la prima emissione dentellata del Regno d'Italia. E beh, qui la bellezza di questi francobolli ci, ci porta a un'epoca più lontana, a un'epoca in cui il francobollo portava solo ed esclusivamente l'effigie del re. Ed eccolo qua, Vittorio Emanuele II, diventato da un anno scarso re d'Italia, chiede di essere rappresentato, ma soprattutto l'Italia intera, unificata, ha bisogno di un, una serie di francobolli, di una produzione di francobolli univoca. Ed ecco che la prima serie in assoluto si compone di quattro valori, il 10 centesimi non è presente perché molti di voi sapranno che è un francobollo rarissimo e quindi ovviamente non era possibile reperirlo per completare la serie, ma i tre valori di base, che comunque rappresentano già una grande rarità, li vediamo tutti e tre insieme. Il 20 centesimi azzurro, vedete questo doppio sistema di stampa, no? che tra l'altro... Eh, Unisce e le rende molto bello, secondo me raffinato, la tipografia nella parte esterna e la calcografia, quindi la stampa a pressione nella parte interna per far emergere il volto, il busto, diciamo, no? il collo cosiddetto eh, il, del, di, appunto di Vittorio Emanuele II. Bella, bella una vera, veramente una bella serie che dovete sapere, nasce, e qui la curiosità assoluta, da eh, allora. La premessa qual è? Siamo nel 1900, 1862, c'è cioè un piccolo errore nella titolazione, adesso dalla regia eventualmente interverranno, 1862. Cosa accade? L'Italia è unita, si prendono delle giacenze, delle serie del Regno di Sardegna, quindi delle di disponibilità, degli avanzi di magazzino, chiamiamoli così, con tutto il rispetto del caso, chiaramente, e vengono utilizzati, ma per la prima volta vengono dentellati i francobolli. Quindi questa è una serie che ha una serie di, diciamo, primati. È la prima emissione del Regno d'Italia, ma è anche la prima emissione dentellata di francobolli italiani. Quindi questa serie di tre francobolli, 20 centesimi azzurro, 40 centesimi rosa e 80 centesimi ocra che stiamo vedendo, rappresenta una serie di grandissimo prestigio, quindi una sorta di Inizio di collezione del regno, una serie che offriamo a 540 euro e la qualità 20%. Da cosa è data? È data dalle enormi difficoltà incontrate dalle nostre tipografie regie, no? Perché per la prima volta bisognava dentellare, quindi il macchinario per la prima volta doveva traforare dei francobolli che erano stati prodotti non per essere traforati ma per essere tagliati a mano. Quindi l'interspazio tra i francobolli era molto ristretto ed ecco che il sistema di traforatura produceva una dentellatura abbastanza imprecisa, la vediamo, ma è normale che sia così. Anzi, forse uno dei fattori della bellezza, della classicità di questa, questa serie è proprio dovuta all'imperfezione della dentellatura, che ci fa capire che erano i primi tentativi. Ma Bolaffi. Quota in francobolli con grande rigore e quote in francobolli in funzione di una scala molto rigida, proprio per essere garantista nei confronti dei clienti. Ed ecco che quel 20% non è null'altro che l'analisi di una dentellatura molto imperfetta dovuta ai difetti di stampa dell'epoca. Quindi, eh, insomma, questo è per dirvi che cosa? Una serie di grande prestigio, una serie che fu già tre generazioni fa della Bolaffi. Individuata come una serie di prestigio, lo vediamo spostandoci un po' a destra nell'indicazione, spostiamoci un po' a destra, perfetto, vai, vai firma, vedete GB, vedete che è barrato GB e il certificato invece sotto è AGB. Firma GB, vuol dire che il dottor Giulio Bolaffi, il secondo delle quattro generazioni che, stanno, che hanno guidato la Bolaffi, che eh, ovviamente eh, fu eh, tra i primi ad analizzare, a, a, a studiare, a vendere questi francobolli, decise di firmare nella parte retrostante i francobolli e questo è un fattore di prestigio ulteriore che indichiamo chiaramente sulla serie stessa. All'epoca non esistevano ancora i certificati come li produciamo noi, ma si usava appuntare, si, si usava eh, lasciare diciamo, delle note scritte che ancora oggi noi utilizziamo. Prima di produrre un certificato rispetto a una serie, quindi ho un pedigree che arriva da lontanissimo. La firma di Giulio Bolaffi è da sempre un attestato di stima e di garanzia ulteriore sui francobolli che la Bolaffi tratta. Ecco che. Ovviamente pensate tutto questo con 540 euro, la storia della filatelia del Regno d'Italia parte da questa serie di francobolli e oggi avete la possibilità di farla vostra a soli 540 euro. Ovviamente parlo di cifre. Parlo di cifre che spesso possono essere importanti quando facciamo riferimento a francobolli importanti. Sappiate che c'è la possibilità: esiste la possibilità di in qualche modo spezzettare i pagamenti, di studiarli in funzione delle vostre esigenze. Quindi non fatevi spaventare da quelli che possono essere i prezzi dei grandi francobolli. È normale che sia così. È normale che la grande filatelia richieda magari uno sforzo aggiuntivo. Quei prezzi sono dovuti. Ai cataloghi che hanno visto crescere queste serie in funzione della loro rarità, con dati che potete studiare autonomamente a casa, ce l'abbiamo infatti sui nostri cataloghi, eh, la possibilità, vi diamo la possibilità di aggiornarvi costantemente ogni anno. Adesso lo prendo, lo vedete, questo è appena uscito da un mese e mezzo. Pensate, catalogo 2015, per l'intero anno abbiamo la possibilità di trovare. Tutte le aggiornamenti, tutti i francobolli d'Italia e tutte le particolarità. Adesso io sapete cosa faccio? Invece che farvelo vedere? Io vado a cercarvi proprio la serie perché fa piacere fare quello che potrete fare a casa. Ma ho visto, eh, ma ho, ho acquistato un catalogo Bolafi, oppure ho telefonato per acquistare un catalogo Bolafi, mi è arrivato a casa e mi sono messo a studiare queste splendide immagini, questa cronostoria del nostro paese e sono arrivato a vedere proprio quella serie che Massimiliano mi aveva raccontato nella promozione. L'ho cercata e l'ho trovata e cosa ho scoperto? Ho scoperto il suo valore, ho scoperto... I dati tecnici, ho scoperto che la serie, appunto come mi ha raccontato Massimiliano, è composta in realtà di quattro francobolli. Il primo mancava perché è una rarità assoluta, forse uno dei francobolli più rari di tutto il periodo del regno, ma intanto gli altri tre valori significativi posso acquistarli io facendo una telefonata successiva e chiedendo se è ancora disponibile la, serie, la prima serie dentellata dei tre valori. Ecco. Questo è per dirvi che cosa? Che esistono tutti gli strumenti per scoprire valori francobolli var di vari periodi storici, vi ho fatto vedere il catalogo Italia, ma esiste un catalogo dedicato ai francobolli della santa sede come ai francobolli per esempio di San Marino, vedete questo è un catalogo uscito anche questo per il 2015, bellissimo, anche questo interessantissimo. I francobolli di San Marino e Vaticano molto apprezzati da tutti i collezionisti d'Italia, vedete anche le indicazioni sui foglietti, quindi c'è veramente tutto. Ma chiaramente ci sono anche il catalogo dedicato alle colonie, altresì importante, che tra l'altro è in via di Rifacimento, quindi eh, sappiate che intorno all'estate o poco dopo eh, ci sarà ovviamente un nuovo catalogo con le nuove quotazioni. Quindi anche qui un occhio di riguardo anche alle colonie. Dopo vedremo le ulteriori offerte. A proposito di colonie, io vado a preparare la prossima proposta perché anche qua abbiamo portato una grande rarità. È arrivata fresca fresca. In giornata immediatamente ho chiesto la possibilità di postarla nella nostra telepromozione perché questo è un aerogramma interessantissimo, uno di quegli oggetti su cui di nuovo vi invito, vi do un consiglio, visto che di filatelia vivo tutti i giorni, eh, uno di quegli oggetti che quando ci sono vanno venduti immediatamente, proprio perché sono ricercatissimi. Siamo nel 1934 e abbiamo di fronte uno degli aerogrammi, no? quindi la serie Roma-Buenos Aires dedicata al volo che appunto fu istituito nel 27 gennaio del 1934, proprio per come dire, sfruttare le grandi conquiste aviatorie italiane, diciamo portate a, a buon fine a, con ottimi risultati nei. Gli anni successivi si decise di istituire un volo diretto eh, verso Sud America per intensificare i rapporti commerciali e quindi fu organizzato questo primo volo diretto appunto da Roma a Buenos Aires con il trimotore Lombardi Mazzotti così chiamato, laddove Francis Lombardi, un pilota famosissimo, eh, fu appunto incaricato di condurre il velivolo. Il suo secondo fu appunto Franco Mazzotti. Poi, ovviamente, vi racconto anche qualche altro aneddoto. Il, eh, il, furono ovviamente eh, i, come dire, eh, in qualche modo eh, i, non invitati, ma eh, parteciparono all'evento anche Marino Battaglia come meccanico, primo meccanico, il marconista Davide Giulini. E chiaramente cercarono in qualche modo di eh, così supportare Francis Lombardi e Mazzotti nella realizzazione di quello che fu un volo, un volo temerario, perché voi dovete sapere che in, negli anni 30 tutti i voli che furono portati a termine erano voli che richiedevano coraggio, perché spesso, essendo macchinari rudimentali gli aerei dell'epoca, eh, chiaramente si rischiava la vita. E qui il valore anche di... Acquistare, la, avere la possibilità di conservare nella storia e magari portare avanti, ecco, quello che è il ricordo di queste grandi, grandi figure dell'aviazione italiana. Ma torniamo alla busta stessa, la vediamo affrancata con i quattro valori, quindi l'intera serie dedicata appunto al volo. Abbiamo il timbro di Cachet nella parte bassa, lo vediamo, adesso chiedo alla. Quello rosso nella parte più bassa con scritto volo postale, lo vedete Roma-Buenos Aires: no? primo volo postale di, del diretto. Vedete, eccolo qua: timbro che fu appositamente creato all'epoca per commemorare, e quindi che fu col, applicato su tutte le buste che fisicamente furono trasportate da, eh, durante il volo, furono inoltrate come corrispondenza a seconda appunto dei mittenti previsti. Un bellissimo, bellissimo oggetto del passato. Nella parte in basso a sinistra invece vediamo un'integrazione ulteriore di francobolli italiane per andare a coprire l'intero porto. Il porto è la tariffa necessaria per portare i francobolli ovviamente lungo, cioè tutto, diciamo per accompagnare e ovviamente pagare il giusto il dovuto, la giusta tassazione rispetto a tutto l'iter che fece questa busta. Quindi la tratta ovviamente vedete in questo caso da Firenze e poi. Furono caricati fisicamente a Roma per essere poi portati al di là dell'oceano. Un grandissimo oggetto per un'impresa importantissima. Pensate. Dovete sapere che il 28 gennaio, dopo un breve riposo, l'aereo fece rotta verso l'Oceano Atlantico per compiere la traversata verso il Sud America. Avvistata la costa brasiliana, senza ricevere alcuna segnalazione da Terra, l'equipaggio sbagliò i rilevamenti e l'aereo fu costretto ad un viaggio fuori rotta di due ore che fece esaurire il camburante. Incredibile, pensate alla tensione vissuta da Mazzotti e Lombardi. Effettuato quindi un atterraggio di fortuna presso la spiaggia di Ceara a 12 km da Fortaleza. Durante il contatto con la sabbia, non fu visto uno scoglio affiorante contro il quale le ruote urtarono violentemente, senza però provocare danni all'equipaggio. La violenza dell'urto causò una serie di problemi alle strutture e al trimotore, quindi all'aereo. E fu dichiarato non idoneo al proseguimento del volo, quindi il carico postale venne trasportato a destinazione grazie alla cortesia della compagnia, diciamo ordinaria, Pan America Airways. Questa è un'altra curiosità che molti di voi magari non sapevano, infatti esiste un timbro speciale appunto, che indica trasportato per cortesia Pan America Airways System, Fortaleza, Buenos Aires. Quindi, tutte queste specifiche le trovate su questo documento che ci racconta l'incredibile volo da Roma a Buenos Aires appunto dei nostri aviatori italiani. Un oggetto che è un testimone assoluto, un oggetto museale, come mi piace definirlo, che noi vi proponiamo in qualità eccezionale: 70%, quindi una qualità molto buona rispetto al fatto che un oggetto che è stato trasportato nel classico sacco di Utah all'interno di un aereo rudimentale. Nel 1934, quindi insomma 70 anni, 80 anni fa esattamente, quindi un oggetto che chiaramente ha subito no? l'usura del trasporto stesso, ma i francobolli, i timbri sono molto belli e a proposito di timbri adesso io vi chiedo la cortesia, infatti faccio un gesto, vado a farvi vedere ciò che vi dicevo prima, no? la parte, insomma il verso di questa busta dove abbiamo ulteriori timbri, abbiamo la testimonianza dei timbri di Noltro a Buenos Aires e questo nullo eh, dove insomma viene raccontato che eh, per eh, la cortesia appunto della Pan American Airways le buste sono riuscite ad arrivare a destinazione. Quindi il mittente l'abbiamo visto appunto è il... Com vedete? Mittente Commendator Quinto Zanetti, Hotel Stella d'Italia a Firenze, quindi da Firenze fino al di là dell'oceano. Un oggetto veramente bello, importante, che rientra anche in quella che noi consideriamo la collezione del volo, una collezione fatta di rarità e fatta di oggetti spesso introvabili oggetti ricercati e collezionati in tutto il mondo, quindi un buonissimo consiglio per coloro che vogliono guardare la filateria anche in un'ottica economica. Non sono qua a fare proclami, non sono qua, qua a dirvi che questo oggetto tra due giorni varrà 50 milioni di euro, ma sono qua a dirvi che sono quegli oggetti che hanno una domanda internazionale, una, una domanda che, ripeto, anche solo volendosi fermare solo all'area italiana, sono quegli oggetti che vengono maggiormente richiesti e qui ne va ovviamente eh, della, eh, come dire, del valore piuttosto ingente, ecco. quindi sicuramente un buon consiglio anche per coloro che la vogliono guardare nell'ottica del bene rifugio, dell'oggetto che compro, costruisco una collezione magari insieme ai miei figli e un domani quando saranno grandi avranno la possibilità di rimetterlo sul mercato godendo diciamo, anche di alcuni di quello che è il risultato economico. Quindi, veramente eh, fatevi eh, innamoratevi di questi di questa busta di questo oggetto che ci racconta la storia dei nostri e anche la capacità eh, dei nostri aviatori di compiere delle imprese incredibili di portarle a termine e il testimonio oculare di quanto accaduto no, oggi sono solo più appunto gli aerogrammi trasportati ma eh, anche qui voglio proseguire perché il prossimo lotto dopo questa incredibile rarità, eh, si concentra invece su quello che noi chiamiamo l'invito al collezionismo. L'invito al collezionismo che cos'è? Sono delle offerte che si preoccupano soprattutto di avvicinare magari alla filatelia, alla cultura, alla storia che questi piccoli oggetti di carta portano con, con loro eh, attraverso un'offerta magari dal prezzo ridotto, magari dal prezzo un pochino più abbordabile, ma fatto sempre con il criterio... Del, eh, come dire, del percorso storico, delle notizie storiche, dell'album soprattutto, e questo è molto importante. A tal proposito, e sul tema molto sentito della seconda guerra mondiale, un tema doloroso che, insomma, una pagina della storia eh, internazionale molto difficile e molto dura, abbiamo voluto, ovviamente, creare una mini collezione completa. Che si preoccupa, pensate, all'interno di quattro volumi di ripercorrere la storia di, di, del mondo intero, dell'intera umanità, no? dal 38 fino al 46, quindi i periodi cruciali, eccetera, eccetera. Come la fa? Lo fa attraverso quattro volumi, dove all'interno potete trovare francobolli, potete trovare la riproduzione di eh, manifesti dell'epoca quindi insomma veramente molto interessante, e anche alcuni francobolli in lamina d'oro. Pensate, ad un prezzo imperdibile. Adesso nel frattempo io vi mostro tutti e quattro i valori, vi racconto brevemente perché purtroppo richiederebbe forse mezz'ora potervi sviscerare precisamente tutto quello che era chiuso, ma vi invito a telefonare a chiedere di visionarlo di persona. Guardate, vedete la bellezza di questo album è l'intero, Racconto storico è un bellissimo regalo che potete fare ai vostri figli, nipoti, eh, magari un regalo anche di prestigio. Vedete, abbiamo i francobolli che sono stati emessi da tutte le nazioni coinvolte nel, nel secondo conflitto bellico mondiale. Il conflitto fu scatenato dalla Germania nazista e fu l'avvenimento epocale che, appunto, segnò, ahimè, tragicamente il XX secolo. Francobolli, che sono testimoni della storia, come vi dicevo prima, ne hanno accompagnato lo svolgimento. Ed ecco che abbiamo voluto, all'interno di questi volumi, e pian piano ve li sto mostrando i francobolli, girando magari anche un po' velocemente le pagine, abbiamo appunto voluto, pagina dopo pagina, ripercorrere le tappe fondamentali, sia drammatiche, che purtroppo così è giusto definirle, che hanno appunto dato vita all'intera storia della Seconda Guerra Mondiale. I paesi interessati dal conflitto furono molti e noi abbiamo raccolto all'interno 78 francobolli. E qui adesso chiedo infatti uno zoom, grazie, grazie, eh, su per esempio questo francobollo emesso dagli Stati Uniti d'America. Guardate la bellezza, l'eleganza, no? Questo è un francobollo interessante che viene appunto collocato nell'apposita statina. Un francobollo del 1961 proprio in memoria di quanto accaduto durante la seconda guerra mondiale. Le immagini, le foto storiche, farete un tuffo nel passato. Ed eccola qui tra l'altro una serie di francobolli italiani, il, il cosiddetto l'asse, la, la fratellanza italo-tedesca sancita da una serie di francobolli emessi in Italia che appunto ponevano le due figure centrali dell'asse Roma-Berlino, il Führer. Quindi Hitler e il Benito Mussolini. Vedete, vengono rappresentati i simboli sì, della Germania nazista no? Le, e i simboli del, del fascismo insieme in questa alleanza che fu purtroppo poi tragica perché voi sapete la storia portò ovviamente l'Italia a perdere come esattamente anche la Germania. Detto questo, eccolo qua, vedete, questa è una bellissima cartolina, no? una riproduzione di una cartolina di un manifesto d'epoca, manifesti che si occupavano di... Chiaramente fare propaganda di tipo militare, ma non solo, anche di eh, propaganda rispetto ai risultati del conflitto man mano che eh, appunto, eh, le notizie e gli avvenimenti si susseguivano. Qui abbiamo un francobollo invece dedicato a Churchill, lo vedete, un'altra un figura centrale, eh, guidava all'epoca l'Inghilterra, il Regno Unito e soprattutto guidava. Eh, quella che fu la flotta, la Royal, Force, Royal Navy, scusatemi, importantissima per quello che fu poi gli avvenimenti ecco, che si susseguirono sui mari eh, di tutto il mondo. Proseguiamo, passiamo al secondo volume. Siamo dal 1941 al 1942. Anche qua abbiamo chiaramente con la stessa filosofia raccolto Franco Bolli. L'intera. Perché poi io man mano ve li mostro, vedete piano piano le immagini. L'intera collana, pensate, ve la proponiamo a 135 euro. Quindi gli album che io adesso piano piano vi sto mostrando, voi li potete acquistare tutti e quattro a soli 135 euro, con 78 francobolli autentici, 20 cartoline, pensate, e anche alcuni di questi 78 francobolli in lamina d'oro. Quindi veramente un percorso speciale. Qui vedete l'emissione per l'occupazione ucraina, quindi l'esigenza di fornire dei francobolli. Eh, tedeschi ai territori occupati dell'Ucraina, siamo a cavallo tra il 41 e il 42 e vedete abbiamo voluto anche inserire questi francobolli interessantissimi. Le foto, le foto sono eh, al tratti Molto forti anche, però ci raccontano veramente è accaduto. E poi tutte le e gli antifatti storici, cioè veramente un regalo prestigioso. Pensate magari a vostro figlio che sta preparando l'esame, magari eh, come dire, delle elementari piuttosto che eh, l'esame delle medie. È veramente un modo per studiare anche eh? perché queste sono, sono collane che hanno veramente tanta cultura, tanta storia all'interno e voi potete riscoprirla attraverso anche. Anche eh, le immagini, le cartoline come vi ho detto, guardate questa qui, insomma se c'è un, un, un elemento centrale nella, eh, nelle immagini che rappresenta il nazismo è sicuramente l'Aquila con la svastica nella parte sottostante, guardate che, che forti che erano no, queste immagini dell'epoca, che forti che erano appunto eh, così, le, i, i messaggi che venivano dati al, alle popolazioni, in questo caso tedesche. Ma proseguiamo, proseguiamo, vediamo, troviamo altri due francobolli, questi sono invece francese, la Légion Tricolore, vedete? Nel 1942 ci racconta ovviamente dei militari francesi mandati al fronte. Sovrapezzo facciale anche qua, proprio per eh, raccogliere denaro, questa è un, una, una pratica tipica anche in Italia, l'abbiamo visto prima con l'offerta precedente alle medaglie e la ritroviamo ora. Ma eh, proseguiamo, proseguiamo perché voglio farvi vedere anche se velocemente tutti, tutti e quattro. Qui siamo al volume terzo. Eh, vedete qui abbiamo: guardate che belle queste immagini, questi. Eh, ovviamente i caccia dell'epoca che furono utilizzati per poter eh, così eh, chiaramente proseguire. Questo è un altro bellissimo francobollo che abbiamo inserito all'interno. Che va a, eh, a rappresentare Roosevelt, chiaramente. Eh, Franchi dell'anno Roosevelt, che tra l'altro dovete sapere fu un grandissimo collezionista. Quando parliamo di grandi collezionisti a lui fu uno di questi. Ed eccolo qua: un primo francobollo in lamina d'oro dedicato a Staling, altresì. Insomma, questo è un francobollo del 2005. Diciamo francobollo l'emissione del 2005 che viene riprodotta in Lamina d'oro. E questa è un'altra un figura fondamentale, su quello che fu appunto l'epilogo della seconda guerra mondiale. Un, uh, Insomma, eh, un francobollo veramente eccezionale, lo vediamo, francobollo appunto che fu emesso, lo ripeto, nel 2005. Proseguiamo qui: abbiamo il francobollo emesso per in Kyrgyzstan, pensate, pensate per Rokossovsky, uno dei generali che porteranno la Russia alla vittoria. No? Poi a seguire abbiamo invece un francobollo dedicato alla battaglia di Stalingrado, questo francobollo russo emesso nel 1973. Insomma. Qui abbiamo veramente tutta una serie di notizie, di veramente struggenti. Qui abbiamo invece le due navi da battaglia della Regia Marina in navigazione nel Mediterraneo, quindi a qui abbiamo le, le navi. E poi dietro la battaglia, il generale inverno, insomma, abbiamo tutti gli elementi che insomma, possiamo aver letto e vissuto tanti anni fa sui libri di storia, li possiamo ritrovare. Adesso brevemente il quarto volume e poi un breve riassunto dell'intera, eh, diciamo, eh, proposta che eh, ricordo la seconda guerra mondiale raccontata in quattro volumi. Qui abbiamo l'indice che ci racconta i capitoli eh, come dire, sviscerati all'interno appunto del quarto volume. Eh, guardate, La Pace, la Vittoria, le Nazioni Unite, abbiamo visto prima. I, i Wujima, per quanto riguarda la risoluzione a eh, eh, oriente del conflitto, insomma c'è veramente di tutto e di più. Eh, e pensate a soli 135 euro, S 4 volumi, 78 francobolli, 20 cartoline no? che riproducono fedelmente i manifesti di propaganda dell'epoca, collocabili tutti negli appositi spazi. Noi l'abbiamo fatto per voi per poterveli mostrare in questa nostra telepromozione. Ma credetemi una proposta che vi eh, piacerà moltissimo, che potrà essere un bel regalo per i vostri eh, figli, un regalo di prestigio, un regalo che ripercorre la storia della seconda guerra mondiale, come dire, in qualche modo coinvolgendo tutte quante le nazioni. Quindi vi prego veramente di non sottovalutare ma di cogliere l'essenza di questa proposta e di eh, telefonare, eh, basta ma di interrogarvi e dire eh, ma perché, perché non prendere questa raccolta e, e scoprire che per esempio Truman fu proprio colui che fu incaricato dello sgancio della seconda guerra mondiale, quel eh, scusatemi dello sgancio della, della bomba atomica che segnò la fine della seconda guerra mondiale quell'evento tragico con quelle milioni di morti, insomma eh, veramente eh, pensate a questa proposta come un invito al collezionismo, pensate a questa proposta come un ritorno alla cultura, un ritorno a riscoprire la storia dell'intera umanità in quello che fu una, pa una parentesi sicuramente triste, ma allo stesso tempo una parentesi che ci dice che cosa? Che ci dice che la storia va conosciuta per migliorare il futuro e lo potete fare proprio attraverso, vedete, questa splendida collana che vi ho raccontato e che adesso vi mostro nella sua interezza. Bene, bene, dico, eh, mi fanno cenni, mancano pochi minuti, quindi vorrei concludere la nostra eh, proposta televisiva, questa l'abbiamo detta, una grande occasione, un invito al collezionismo, una spesa ragionevole per quello che può essere invece una, eh, una bella cavalcata nel passato. Adesso a questo punto dobbiamo proseguire e vi dico che ci spostiamo invece su quello che è l'argomento eh, di grande attualità in termini filatelici, che sono le colonie italiane. All'interno delle colonie italiane c'è un capitolo molto sentito, che è quello dedicato alle fiere di Tripoli, le 13 emissioni annuali che venivano appositamente prodotte, ogni qualvolta. Veniva dato il via alla fiera campionaria a Tripoli, attraverso la quale conoscere le grandi novità tecnologiche, questa sete, questo desiderio di sapere che anche nelle colonie italiane c'era e eh, ovviamente veniva, eh, come dire, in qualche modo soddisfatto attraverso l'allestimento di queste fiere campionarie molto importanti. Bene, la, la, il capitolo delle Fiere di Tripoli, molto richiesto, è un capitolo importante che ha delle letterature molto ridotte ed esigue e che chiaramente abbiamo la possibilità di proporvi attraverso un cammino fatto di vari step acquistando le singole fiere partendo dalla tredicesima dove vi regaliamo e qui iniziamo a vederla grazie un eh, ringraziamento eh, al nostro cameraman eh, Alberto eh, che chiaramente eh, inizia vi, vi, vi dà il là per questa collezione. Voi pensate che questa serie, la tredicesima fiera campionaria, noi ve la offriamo a un prezzo stracciatissimo per invitarvi a addentrarvi all'interno di questo capitolo affascinante, perché i francobolli delle colonie sono francobolli molto belli, sono francobolli esotici che ci raccontano di questi paesi lontani che all'epoca si potevano spesso scoprire solo ed esclusivamente attraverso i francobolli, perché non tutti chiaramente ebbero l'incarico di emigrare ovviamente in Libia piuttosto che in altri territori dell'Africa, del Nord Africa. Ma guardiamoli questi francobolli della tredicesima, una, una serie interessantissima fatta di otto valori che adesso giustamente stiamo vedendo, che chiaramente vanno ad avere come soggetti centrali quelle che erano delle immagini locali della Libia. Ovviamente valore facciale sia in lire italiane e sia in lingua e monetazione locale, perché chiaramente venivano utilizzati non solo dagli italiani ma anche dalle popolazioni locali, dalle popolazioni libiche. E eccola qua, guardate, questo è l'ingresso del padiglione della Fiera Campionari. Perché siamo partiti dalla tredicesima? Siamo partiti dalla tredicesima perché con la tredicesima vi diamo tutti gratuitamente tutti i fogli per inserire tutte le fiere, tutte le 13 fiere, poi starà a voi valutare se proseguire. Quindi la, con 14,50€ potete comprare comunque una serie di francobolli interessante, molto bella, no? che vi dà un assaggio di quello che può essere questo splendido percorso e poi eventualmente potete proseguire. no? Potete, eh, e qui adesso vi, fa, vi mostrerò chiaramente le... Immagini, scusatemi, i francobolli successivi. Se avete piacere di valutare anche l'acquisto delle successive. Ho selezionato insieme ai collaboratori Bolaffi alcune delle fiere disponibili e ve le ho mostrate, ve le ho posizionate all'interno già dei fogli, in modo che potate, possiate vedere anche come la resa estetica proprio un po' ordi, come dire, ordinata e corretta per posizionare i francobolli stessi allora la tredicesima l'abbiamo vista no e la vado a togliere proseguiamo con la seconda fiera campionaria una serie importante composta di sei valori che adesso andiamo ad analizzare no una serie tra l'altro interessante perché perché iniziamo a parlare di una serie di rarità superiore la proponiamo a 95 euro in offerta fino a, a esaurimento scorte, chiaramente. Questo è molto importante, ve lo dico perché eh, possiamo garantire la disponibilità fino a che ne abbiamo, chiaramente. Allora, vi, giusto per darvi due dati, pensate che la serie che state vedendo ebbe una tiratura nel 1928 perché le emissioni delle fiere di Tipoli abbracciano il periodo che va dal 1927, dove venne svolta, appunto venne allestita la prima fiera, al 1939. Bene, tornando alla seconda fiera, notiamo, vi, no scusate, vi segnalo che oltre alla bellezza estetica dei francobolli, che secondo me sono bellissimi, abbiamo una tiratura molto esigua. Valore di catalogo 125 euro, proposta Bolaffi 95 euro per l'intera serie. Per l'intera serie, lo ribadisco perché è importante chiaramente considerare anche che eh, si possono comprare francobolli importanti di un certo grado di rarità senza spendere cifre folli. La prova è proprio questa seconda fiera campionaria di Tripoli. Lo, ri lo ribadisco perché chiaramente tanti di voi magari non sono così addentro no? all'interno del mondo della filateria e possono scoprire che anche le grandi rarità si possono comprare a prezzi molto importanti. Ovviamente fino a che sarà disponibile. Proseguiamo perché il lotto successivo vi dà la possibilità di acquistare o valutare un'altra fiera, vedete? Ed è quella in alto ed è la numero 3. Bene, la terza fiera campionaria, voi dovete sapere, ebbe una tiratura di 10.000 esemplari. Bene, 10.000 esemplari sono veramente pochi. Ed ecco che questo per segnalarvi che cosa. Prezzo di catalogo di questa fiera di questa serie composta da sei valori e di 700 euro. Bene, Bolaffi ve la propone anche qui fino a esaurimento della disponibilità, della ridotta disponibilità, non ve lo nego, a 550 euro. Andiamo ad analizzarli Alberto, vediamo se riusciamo a entrare un pochino meglio, giusto per dare a casa anche la possibilità di cogliere la bellezza estetica. Guardate, abbiamo... I fasci littori sempre nella parte esterna, valore facciale in 30 centesimi e valore ovviamente monetazione libica, l'indicazione dell'anno siamo, vedete, nel 1929, di là abbiamo invece l'indicazione dell'anno fascista. Perché? Perché dal 1922 in avanti fu introdotto un calendario fascista ed ecco qua che abbiamo infatti l'anno numero 7. Dal 22 al 29 sono passati sette anni ed eccolo quale l'indicazione. E poi sullo sfondo, ovviamente, cosa abbiamo? La vegetazione e non può mancare, anche se piccolino nel centro lo scudo del casato Savoia dei Re d'Italia. Bellissima, bellissima questa serie. Proseguiamo, guardiamo anche gli altri esemplari, bellissimo ovviamente l'antilope nel cuore del valore, appunto. Successivo di colore verde, proseguiamo con il valore da 1,25. Qui iniziamo a vedere anche un valore facciale che viene implementato, quindi lo 0,20 centesimi più l'1,25, sempre a favore della raccolta di denaro per l'allestimento la, eh, diciamo, la, e lo sviluppo delle fiere campionarie a Tripoli. Quindi anche qui abbiamo questa difficoltà aggiuntiva per coloro che volevano comprare il francobollo dovevano pagare un sovrapprezzo. Questo è un fattore che va a determinare un'ulteriore rarità della serie. Perché chi comprava doveva pagare di più e quindi chi comprava quel francobollo lo comprava per utilizzarlo, mentre invece questa è la ridotta giacenza di francobolli nuovi, non utilizzati. Ed ecco che dei 10.000 prodotti, pochissimi se ne sono salvati nuovi. Ed ecco che, ribadisco, parliamo di francobolli importanti e rari, bellissima questa. Questa immagine di questo scorcio, no? di questo gregge no? con il suo pastore. Proseguiamo andando verso destra. Vediamo ancora chiaramente i dromedari e queste, questi animali che venivano spesso appunto visti per la prima volta proprio attraverso i francobolli. Questo accadeva in Italia. Eh, tantissimi nonni magari ve lo racconteranno ancora. Che tanti animali esotici si scoprivano attraverso i francobolli stessi. Bene, questa è una serie importantissima, interessantissima. Lo ricordo, la terza fiera campionaria completa, emissione del 1929, sei valori a 550 euro. Una delle serie più prestigiose. Proseguiamo, proseguiamo adesso perché ci andiamo a concentrare sulla. Eh, fiera successiva vedete che ve ne ho portate e sarà l'ultima di questa puntata perché poi dovrò passare ai saluti perché abbiamo esaurito il tempo mi dicono dalla regia vediamo l'ultima ancora bellissima anche questa ogni serie porta un suo stile ogni serie ha una sua caratteristica una sua peculiarità in termini di bellezza e non è da meno la quarta fiera campionaria tiratura 15.000 esemplari, anche qui parliamo di tirature bassissime e sono i motivi per cui i francobolli delle colonie sono francobolli che vi consigliamo anche nell'ottica futura. Guardiamola. Sette valori per questa bellissima serie eh, emessa il 20 febbraio del 1930 in occasione appunto della Quarta fiera campionaria. I valori sono sette, ve l'ho già detto, andiamo ad analizzarli, bellissimi. Guardate questo: qui abbiamo delle palme sullo sfondo, no? anche questi sono elementi, sono tipica vegetazione no? dei deserti, dei territori caldi no? del Nord Africa. Lo scudo Savoia a sinistra, il fasciolittore scudato anch'esso a destra, e nella parte sottostante abbiamo l'indicazione del valore facciale e poi anche dell'anno di emissione 1930, lo vedete, ottavo anno dell'era, diciamo di quello che è il, il, il calendario fascista stesso. Bellissimo questo valore da 30 centesimi, non da meno i due successivi, che sono, diciamo, eh, abbastanza similari nella forma. Eh, non nella sostanza perché appunto il valore blu lo vedete bellissimo, un colore veramente intenso, a riprova del fatto che Bolaffi ha selezionato la qualità dei francobolli che vi sta proponendo. Francobolli che nonostante abbiano eh, 90 anni circa o poco meno, hanno una certa qualità che Bolaffi seleziona per voi. Quindi vi propone il prezzo, 180 euro la richiesta a fronte di un catalogo da 220 euro. 5 euro che potete appunto trovare sul nostro catalogo come vi ho raccontato prima la eh, richiesta è soli 180 euro e si concentra però sull'intera serie quindi l'intera serie che vi sta mostrando la vediamo qua la vedete grazie così la vediamo tutta tutta l'intera serie fatta appunto di 7 valori ve la proponiamo a soli 180 euro quindi l'occasione e la possibilità, acquistando la prima, vi ho fatto vedere prima, quella, la, serie, la tredicesima serie a soli 14,50 euro, e poi valutare piano piano di incastrare a prezzi ragionevolissimi quelle che sono le ulteriori serie mancanti, è un percorso fattibile, interessante, di, eh, diciamo, che fa riferimento a francobolli veramente anche importanti, viste le tirature esigue. Quindi vera, veramente, io adesso devo passare ai saluti, ma fatevi emozionare da quelle che sono le proposte Bolaffi, fatevi coinvolgere dalla filateria che da sempre rappresenta un bene rifugio, fatevi consigliare da un consulente Bolaffi che manderemo a casa vostra o incontrerete presso i nostri negozi o lo incontrerete presso i vostri uffici per poter studiare, vivere la filateria e vivere le proposte che avete visto in questa nostra telepromozione. Bene, passo ai saluti, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguire tutte le nostre puntate e a, diciamo, a cogliere le nostre proposte, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.